Adil era anche un rappresentante dei lavoratori Sicobas. E da anni lottava per una giustizia sociale. Per questo è stato ucciso. E i responsabili sono i padroni del Lidl, i padroni a cui tanti lavoratori giorno dopo giorno portano i loro miseri quattrini, i padroni che sfruttano anche voi, lavoratori di questo Lidl. Per questo oggi siamo venuti per esprimere rabbia, per esprimere solidarietà ad Adil e alla sua famiglia e per chiedere a voi tutti che non abbassiate la testa, il modo migliore per ricordare e onorare Adil e la lotta. A questo vi invitiamo tutti. Un autista lo ha investito uccidendolo, lasciando solo la sua famiglia, due bimbi piccoli e un futuro tutto da costruire. È morto la mattina di venerdì 18 giugno 2021, ieri, a pochi chilometri da qui, a Biandrate, in provincia di Novara. Insieme ai suoi amici e compagni di lavoro si era seduto davanti al cancello dello stabilimento, chiedendo una paga dignitosa e più sicurezza. Per un giorno, con uno sciopero indetto dai Sicobas, il suo sindacato, di cui era un attivista e coordinatore, voleva fermare il sudore e la fatica. Per un giorno voleva farci riflettere, tutti insieme, sulla vita e sul lavoro, bloccando le vendite e le consegne delle merci. Oggi siamo qui anche noi per dire basta, per fermarci a riflettere, per dire a tutti i lavoratori e i clienti della Lidl che la vita non ha prezzo e il lavoro e la fatica vanno rispettate. I colpevoli della morte di Adil sono i proprietari e gli azionisti di Lidl Italia. Scioperare un diritto oggi diventa un dovere. Facciamolo insieme con Adil nel cuore. E se la vita di un giovane uomo, un giovane lavoratore, un padre, vale meno di una consegna merci e del mero profitto, allora come società dobbiamo interrogarci a fondo su quali siano oggi le priorità che guidano l'agire dei più. Non riposerai in pace per ora, Adil, ma tanti compagni e compagne continueranno a lottare anche per te.